Di nuovo con buongiorno con noi e con la nostra ospite Michela Del Carlo, però prima terminiamo la lettura dei quotidiani di questa mattina andando a vedere alcuni titoli delle edizioni nazionali, partendo dal QN La Nazione, titolo d'apertura, dietro fronte sulle pensioni, salta il pagamento al 10 del mese, varrà soltanto per chi incassa due assegni, caos bonus bebè. L'Unione Europea debutta Juncker, anticipati i 300 miliardi. E poi la foto centrale nella prima pagina della Nazione, barricati in Parlamento, Canada, assalto terroristico nel centro di Ottawa, due morti e quattro feriti, quanto accaduto ieri in Canada. L'episodio, il grave episodio accaduto in Canada, ovviamente lo ritroviamo anche sugli altri giornali di questa mattina, la prima pagina della Repubblica, Canada, attacco al Parlamento, l'ombra del terrorismo islamico, sangue e terrore ad Ottawa, morto soldato, ucciso un assalitore. LIS pubblica la sua foto. Di spalla, scontro all'Unione Europea sui conti italiani, Renzi, ora basta con l'austerity. Andiamo a vedere anche la prima pagina del Corriere della Sera, ancora un titolo su quanto accaduto a Ottawa, attacco al Parlamento, terrore in Canada, un commando spara e semina il panico a Ottawa, muoiono un soldato e un attentatore di origini algerine. Torna la paura anche a Gerusalemme, auto investe e uccide una neonata, il governo assalto, non incidente. Minaccia globale, scontro a fuoco, capitale blindata, chiuse le scuole, le ambasciate, scatta l'allarme in America, preoccupazione di Obama. Chiudiamo con le notizie sportive dalla Gazzetta dello Sport, rimpianto greco, Champions, sconfitta ad Atene da una rete di Kasami e dalle parate di Roberto. Ovviamente il titolo si riferisce alla sconfitta subita dalla Juventus che si è svegliata tardi e ha sbattuto sull'Olympiakos, perdendo ancora in Europa. Intanto goleada Atletico con Cerci e ora la situazione è complicata per i bianconeri. Chiudiamo con una notizia di sport, ma sport a livello locale, la Lucchese, Galli il punto di riferimento per tutti. Sono qui per far crescere la Lucchese, il presidente Bacci, non ci saranno più padroncini, ma un solo responsabile. La nomina di Giovanni Galli a direttore generale della Lucchese, Galli è ex portiere della Nazionale. E ha giocato anche proprio con la Lucchese, scusate, al termine della sua carriera. Torniamo a parlare con Michela Del Carlo, presidente provinciale dell'Associazione Genitori Scuole Cattoliche, e le chiediamo i programmi per il futuro della sua associazione. Sì, come ribadito precedentemente, la nostra associazione il prossimo anno celebrerà il 40° anniversario di fondazione. Per questo è importante evento, per questo importante traguardo abbiamo in programma diverse iniziative. Intanto la proposta di realizzare un Festival Nazionale della Scuola, inteso come evento formativo educativo rivolto ai docenti, ai dirigenti, agli studenti e alle famiglie con workshop, convegni, laboratori in cui si possono affrontare diversi tipi di tematiche pertinenti del mondo della scuola, come ad esempio la tematica che riguarda i disturbi specifici dell'apprendimento, la tematica della disabilità, la tematica della legalità. Tutto quello che riguarda la salute, tutto quello che può interessare appunto le giovani generazioni, ma anche le famiglie e anche i docenti come appunto agenzie educative Ecco, l'avete formative. pensato come un evento vero e proprio che dovrebbe svolgersi a Lucca? Dovrebbe svolgersi in provincia di Lucca, probabilmente in Versilia, anche per dare spazio all'altro comprensorio appunto della provincia. In questa prima fase, poi successivamente anche in città, e dovrebbe aver luogo nella primavera del 2015. Ci stiamo lavorando proprio perché riteniamo che sia un evento importante che possa coinvolgere gli istituti scolastici, ma anche le istituzioni. E quindi ci auguriamo appunto che si possa realizzare. L'altra iniziativa è quella della seconda edizione del premio AGESC sui diritti umani, che
che è un, anche questa un'iniziativa di valenza nazionale e che non interessa solo le scuole della provincia di Lucca, ma tutte le scuole di ogni ordine e grado italiane, e che in questo anno scolastico si realizzerà anche in altre regioni. È un progetto importante, abbiamo visto nello scorso anno scolastico quanto entusiasmo è stato dimostrato per questo tipo di iniziativa. È un'iniziativa importante in quanto prevede la preparazione dei docenti e dei ragazzi in un arco di tempo che può essere di 2-3 mesi per raggiungere poi un obiettivo finale, che è quello di produrre un elaborato scritto o grafico, a seconda del tipo di scuola, sulla tematica dei diritti umani, quindi la difesa e la tutela dei diritti dell'uomo. L'altro importante proposito dell'associazione, sempre in occasione di questo importante anniversario, è quello della promozione di incontri sull'educazione alla salute, in particolare con un occhio di riguardo alle tematiche relative all'alimentazione e alla nutrizione dei giovani. Ecco, si può fare qualcosa anche a scuola su questo argomento? Sì, è importante lavorare con i ragazzi, con gli alunni, ma è importante lavorare, come dicevo in precedenza, anche con i docenti e con le famiglie, perché i disturbi alimentari, soprattutto in età scolare, in età adolescenziale, sono in aumento ed è fondamentale poter dare le competenze per evitare poi di trovarsi in situazioni particolarmente gravi. Diamo anche qualche informazione ai nostri telespettatori. Per chi volesse mettersi in contatto con la sua associazione, fosse interessato ai vostri progetti, che cosa deve fare, a chi deve rivolgersi? Dunque, la nostra associazione può essere contattata presso la sede provinciale è presso un istituto pubblico paritario, che è l'Istituto delle Suore Mantellate di Viareggio, quindi può telefonare direttamente presso la scuola. Oppure può avere informazioni anche tramite il sito nazionale dell'associazione, che è www.agesc.it. Da lì appunto può ricavare informazioni riguardo alle iniziative non solo provinciali ma anche nazionali. Ecco, prima di chiudere la nostra puntata, il nostro appuntamento e la nostra discussione con Michela Del Carlo, avevamo una curiosità, e prego la regia di mandare in onda la foto che abbiamo preparato, perché ci siamo chiesti, lei con tanti impegni così, da genitore, da insegnante, il tempo di cucinare lo trova? E lo trova sicuramente, perché possiamo mandare in onda questa fotografia. Lei ha partecipato al premio A Tavola sulla Spiaggia questa estate, con un piatto anche spettacolare, perché c'era la riproduzione del fortino di Forte dei Marmi, se non sbaglio era il coniglio in guazzetto di Olivia Mare. È una sua passione la gastronomia? Diciamo che nel tempo libero mi diletto a cucinare per la famiglia in primo luogo e per gli amici. Mi è stata offerta questa opportunità, sono stata invitata a partecipare a questo concorso, e mi ha fatto molto piacere e ho presentato una ricetta che mi era stata tramandata dalla nonna materna, e quindi con piacere mi sono dilettata a ripresentarla. Ma il fortino era commestibile o era scenografico e no, basta? No, il fortino era scenografico per ricordare il centenario del comune di Forte dei Marmi, quindi era un omaggio al comune di Forte dei Marmi per l'occasione, quindi era un qualche cosa che doveva essere presentazione e di accompagnamento al piatto presentato. Ha ricevuto un premio per... Sì, ho ricevuto il primo premio di categoria. Accidenti, quindi è andata benissimo. Bene, grazie a Michela Del Carlo, che è stata nostra ospite a Buongiorno con noi. Grazie a voi per l'attenzione e vi do appuntamento sia per le prossime edizioni del TG, ma anche per la nostra trasmissione che va in onda tutte le mattine. Grazie ancora e buona giornata.